Allora, mentre invito Bruno Spinazzola, grazie Paolo, ma puoi rimanere qui, stai alzando. È interessante questa, tutte queste cose qui in maniera, diciamo, più la riduco più pop, è come l'annientamento del dissidente o un nemico nelle camere di compensazione, l'echo chamber di Facebook, a proposito di un movimento che in questo momento, diciamo, è nell'attualità perché è stato uno dei vincitori di questa elezione, quello che è un'attenzione mirata che viene all'interno di poche persone, quindi in maniera diversa di come l'hai raccontata tu, ma attraverso tutto un rimando di accuse più o meno vere nell'eliminare e togliere dagli spazi social chi in qualche modo si distacca da quello che è una visione verticistica, in questo caso politica, della comunicazione. Allora, grazie a Bruno Spinazzola, che Bruno Spinazzola poi è membro del comitato del Réseau, e poi lo vorrei ringraziare a nome di tutti gli organizzatori, perché stamattina, come Zeugma, la sua società sta facendo questo lavoro importantissimo di ripresa, che è un pezzo importante che poi utilizzeremo per futuri appuntamenti, e lo cercheremo, direi un ringraziamento a Zeugma, a Bruno Spinazzola e a e Basilio Quan, vero? E all'altro tuo collega, penso che state, che non conosco lui di nome, e quindi ti ringraziamo perché è un impegno, e quindi sarà un materiale importantissimo, se poi ci sarà un materiale di immagine, appunto, che potremo produrre successivamente, quindi ti ringrazio. E andiamo alla tua relazione, che è molto, molto significativa, legata ai temi d'attualità, appunto, la guerra asimmetrica dell'informazione. Grazie Bruno, anche tu hai circa 20 minuti, perché poi... No,